Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, eccoci tornati su Fortnite, modalità Lego sopravvivenza. Oggi vi mostro il mio villaggio che finalmente ha raggiunto il livello massimo, livello 10. Quindi vediamo insieme cosa ho costruito fino adesso. Per prima cosa io vi consiglio di mettere tutta questa recinzione, queste coperture in modo tale che gli scheletri difficilmente riescono a entrare e quindi siete un po' protetti durante la notte. Per il momento non ci sono presenti tantissime strutture, nonostante, ripeto, abbia già raggiunto questo livello. Questo magazzino, chiamiamolo così, ho effettuato questa struttura per tenere tutti i forzieri che contengono ovviamente oggetti, e io per esempio l'ho messo anche in modo ordinato. Per esempio qui ci sono semi e altre cose, mentre qui forziere un po' più grande, ho ottenuto del materiale che può essere sempre utile. Così importantissimo ovviamente è potenziare la vostra vita, che fino adesso è arrivata a 15 cuori, ma ovviamente si può potenziare fino a 42, presumo. E questa è una zona dell'orto che ovviamente verrà notevolmente ampliata in modo tale da avere scorte di cibo per tutti e anche alleati che possano aiutarvi nel migliorare il villaggio oppure girare insieme l'enorme mappa. E sì, se non lo sapete, questa mappa di Lego Fortnite è grande 19 volte una mappa di Fortnite normale, quindi è immensa. Penso ci vorrebbero mesi per girarla tutta a piedi. Ho fatto una prova sulla modalità sandbox e pensate che ci ho messo da nord a sud all'incirca 10 minuti di volo, quindi a piedi ci vorrebbe un'eternità davvero. Stavo cercando di costruire un veicolo che in realtà è ancora incompleto, ma mi servirà appunto per andare in giro a esplorare la mappa. Passiamo agli altri edifici, questa torre da cui posso vedere un po' tutto, insomma, della zona, anche se non siamo, diciamo, sopra un alto piano, siamo in una zona comunque pianeggiante. Questo è il nostro rifugio in cui ho cercato anche di abbellirlo. Qua abbiamo il forno, tra parentesi una delle ultime creazioni. E qui c'è anche qualche abbellimento, tra l'altro qui tutti i letti. E penso di aver già arruolato tutti i personaggi possibili, che sono 4 in un singolo villaggio. Di più penso non possano essere inseriti, a meno che magari in qualche aggiornamento futuro potrebbero magari inserire qualche amico in più. Abbiamo la zona del bagno anche della nostra casa, e qui un tavolo con per adesso ci ho messo uno sgabello, ma comunque verrà migliorato poi nel corso del tempo e magari me lo mostrerò successivamente quando sarà, diciamo, completo e finito. Passiamo ai capanni, dove ci sono tutti i macchinari. Come vediamo la macchina, qua vediamo il banco della creazione, che per adesso è raro. Ovviamente dovremo arrivare a farlo epico, non siamo così distante, ma per farlo ovviamente ci sarà anche un altro video in cui andremo ad affrontare il bruto e doverlo uccidere, e non sarà per niente semplice. Spremitore, grill, segheria, arcolaio, qua appunto la macina. Credo che mi manca il crogiolo per i metalli. Qui abbiamo il tavolo delle essenze per migliorare i nostri attrezzi, renderli più durevoli, ad esempio spacca pietre, taglia gemme e telaio. E questo è quanto per quanto riguarda il mio villaggio. Ovviamente quel rifugio grande, che ci ho messo circa 250 di legno, fa salire di molto il livello del villaggio, però ovviamente andremo a completarlo anche in tutte queste zone con nuove costruzioni. Detto ciò, spero che questo video vi sia stato utile, e nel mio caso, tra l'altro, come potete vedere, l'ho costruito in una zona vicino sia al deserto e sia alla zona ghiacciata, quindi mi è comodo per avere entrambe le zone vicino, e la spiaggia, sì, tutto sommato è lì, non è così distante.